Ok, partiamo con la seconda parte del video per vedere cosa c'è. Idrauliche. Abrasiva, grana 400, due sedetti della legna, un'altra sedetta con tanto di manco. E la mega katana. Postazioni per dipingere. Me l'aspettavo più grande. Poi c'è una cagatina di scatoline, ma quello che è costato. Ok, ora passiamo ai kit. Master grade spalo, Godmaru Zakuto Shanshu Vittorio, dato che ancora Master Vader Gandam
Night Unicorn. Che c'è un po' più di luce. SD Unicorn non esce. Reconquista in G, Magknife. Reconquista in G, Daka. Heimok. Heimok. Armset. Partiamo da... The Nile Gun. Interessia Sphere. Portent. Questo piacerà tantissimi. Transient. E The End con quella specie di micro unicorn che esce dallo stomaco. Ah beh, come dimenticare l'ultimissimo hito. Lion 3, e questo è un po' marcato, non so se si vede, ecco. Vabbè, per chi volesse vedere com'è la parte laterale, poi passiamo a Gerbera Rewon 100, mi ispira un sacco. Enti Alex, che sarà un ottimo custom build da abbinare al mio Camphor. Guy. Sembra tibiesimo. Tipo. E... Ta-tan-tan-tan. Yakushiki 2.0. Sarà sicuramente il prossimo kit che farò. Giusto per far vedere com'è l'oro. È veramente bello. Ma vuoi mettere a prendere solo Gunda? Metarot Meta B nella versione della seconda stagione, anche se io avrei voluto quello della prima stagione che non c'era. Nessun problema, perché il mio prossimo progetto, il mio RX, ma tra un bel po' di tempo, sarà di
customizzare il mio RAIC 78.2 2.0 in Betabit. Poi quello che mi ha portato a gumplare è stato Chiaroro. Vuoi non prendere anche i mecha di Chiaroro? C'è il set completo di tutti i mecha. Stupendi. E in più anche qualche lettura. Nomoken 3, che è un manuale sui custom, in cui appunto ci sono un po' di tecniche da imparare. Per chi volesse qualche scan, mi contatti pure. E questo numero di Hobby Japan l'ho preso soprattutto perché mi piace un sacco questo DOM. Sarà più o meno un genere di modifiche che farò in mio. A parte il fatto che va bene, nel numero ci sono 3-4 immagini di questo DOM, quindi vabbè, dettagli, però sono veramente tantissime cose. L'ultimo. La testa di G-Star. Insieme a Hobby Japan. Del Bunch insieme al suo pigiama. Tutto qua, ci vediamo per i prossimi video e le prossime review individualmente di ogni oggetto. Alla prossima.